Ciao a tutti ragazzi, bentornati, episodio 20 di Caffè Merella con il vostro Menegus. Episodio 20, un traguardo importante, cioè io non ci avrei dato un euro, pensavo che avrei mollato il colpo molto prima, o anzi, che mi avrebbero chiesto di smettere. Non è successo né l'una né l'altra, siamo ancora qua. Oggi diamo un'occhiata alla partita, sono appena tornato, quindi niente occhiaie, sono ancora abbastanza sveglio, sono le 6:05 di questa domenica pomeriggio. Torniamo vincitori da uno scontro con la Tiger Novi, vinciamo 5-1. E la Tiger Novi si conferma in un momento un po' complicato e non c'è molto da dire, quindi questo racconto sarà un po' slim. Ci sono le grafiche, ci sono le musiche, ci sono i nostri sponsor che sono sempre qua con noi, però penso che comunque manterrò un formato slim come nell'ultimo video, perché sonno a parte comunque mi è sembrato un po' più godibile anche riguardandolo. Cioè, certo, la mia faccia non era per niente godibile l'altra volta, ma non è che adesso sia tanto meglio. 5-1 con la Tiger Novi, una partita a senso unico in cui abbiamo sbagliato alcune cose, poteva finire in un risultato molto più severo, devo dire. E il mio lato più analitico, più statistico, mi dà un po' di prurito, perché ci siamo fermati sul 5-1 dopo aver sbagliato un bel po' di occasioni. E diamo velocemente un'occhiata all'11 titolare di oggi. Un 11 titolare composto da Luco Ersida, Taipali, il nostro capitano, difesa 4 con Marsiglione, Casaschi, Sciateo e Rava, centrocampo a 3 con Pietro De Paola, Filograno e Poggi Oliveri, e tridente di Ricci, Grandin e Tirelli, con una panchina composta da Carrega, Consentino, Alberto Grandin, Pasetto, Piccollo, Presta e Repetti. Un 11 comunque di buona levatura, anche se con alcuni nomi assenti, che scendono in campo per una partita sicuramente non da prendere sotto gamba. È stata una partita che nella prima mezz'ora è stata giocata molto bene in fase difensiva dalla Tiger, perché comunque ha avuto una buona gestione delle nostre offensive. Ce ne sono state, principalmente la partita in attacco l'abbiamo fatta noi, come poi si vede anche dal risultato, però nella prima frazione di gioco, la prima mezz'ora addirittura, comunque la Tiger è stata in grado di coprire bene, però noi ogni 2x3 eravamo in avanti, cioè c'è veramente un po' poco da dire. Al 29esimo un fallo su Matteo Ricci in area porta un calcio di rigore, lo batte appunto Matteo Ricci e segna un calcio di rigore battuto con estrema sicurezza. Dopo 2 minuti siamo di nuovo in avanti, viene fischiato un fallo e si occupa Sciateo del calcio di punizione. Io onestamente pensavo che l'avrebbe battuta di seconda cercando qualcuno in mezzo, invece ha sfoderato questo tiro proprio mirato basso. Non è che dici quel tiro che io volevo buttare in mezzo, però dai, è venuto fuori un tiro in porta e per caso è entrata. No, ha proprio dato sta fiocina che si è insaccata a sorpresa di tutti, cioè non ce l'aspettavamo veramente, quindi tanta gioia, tanti applausi a soli 2 minuti dal primo gol. Poi chiudiamo il primo tempo al 42esimo, che di nuovo Ricci, c'è una progressione notevole, una delle solite progressioni di Grandin che prende palla al piede e va, inizia a macinare il campo, si trova tu per tu con il portiere, arriva in corsa Ricci sul fianco, appoggio laterale e quello che a FIFA chiameremmo il gol della merda, tanto odiato durante le sfide online di questo famoso videogioco. Quindi ci portiamo sul 3-0 e inizia ad esserci un po' di nervosismo comunque sulla panchina della Tiger, perché comunque 3-0 il primo tempo non è mai un risultato facile, però loro comunque cercano comunque di fare quadrato, cercano di fare, di tirare fuori un po' di spirito di squadra e di reagire un pochino. Al terzo del secondo tempo iniziamo con i cambi, esce Marsiglione, entra Piccollo che entra in ottima forma, mi è piaciuto molto. Al 15esimo del secondo tempo un'uscita del nostro portiere Ursida travolge un avversario in area e l'arbitro sanziona il tutto con un calcio di rigore. E la Tiger non riesce a capitalizzare questa occasione e colpisce in pieno la traversa e poi successivamente viene spazzata via la palla. Continuano i cambi, al 19esimo esce Rava e entra Repetti, che fa di nuovo il suo ingresso in campo dopo tanta assenza. Al 22esimo esce Ricci, con gli applausi del pubblico per la doppietta, e entra Presta.
Al 24esimo esce De Paola dopo una signora prestazione, mi è piaciuto molto, entra Consentino. Al 27esimo subiamo un gol, il 3-1, perché c'è stato una causa di punizione più o meno dalla tre quarti, poi ci sono stati un po' di pasticci, palla alta, la nostra difesa non si è coordinata bene, alla fine c'è stato anche uno scontro in aria tra due dei nostri, mannaggia, è stato proprio un errore di posizionamento che purtroppo ha regalato un rimpallo favorevole al loro attaccante. Il nostro Sida, il portiere, ha cercato di coprire come ha potuto, però tra l'altro qua è capitato in un paio di occasioni comunque che abbiamo cercato un altro gol prima, tra l'altro quando eravamo ancora sul 2-0, ricordo un'occasione per sul 3-0, scusate, ricordo un'occasione per Ricci che era praticamente messo molto bene davanti alla porta, poteva servire a chiunque, secondo me si è lasciato un po' ingolosire dall'idea della tripletta e ha perso il pallone. Stessa cosa nel secondo tempo con Tirelli, che ha cercato un 1 contro 1 con il portiere nonostante Ricci fosse in buona posizione, ha tentato un tunnel al portiere che però ha chiuso le gambe in tempo, quindi nulla da fare, un peccato. 3-1, però questo fortunatamente non ci ha fiaccato gli animi, anzi al 28esimo, quindi prima azione praticamente subito dopo il gol subito, Grandin riceve una palla molto comoda da Repetti con una rimessa laterale, si gira, se la alza e fa un gol girandosi, una fucilata proprio sotto la traversa che è stata allucinante, quindi 4-1, ritorniamo subito in partita. Esce al 30esimo del secondo tempo Oliveri, entra Carrega che muove alcuni minuti sicuramente graditi, era parecchio che non lo vedevamo in campo, quindi bello rivederlo comunque in azione. Al 40esimo del secondo tempo Grandin sfrutta una spazzata lunghissima di Picollo e si invola da solo verso la porta ed è un 5-1, tira una legnata allucinante che prende il palo e poi si insacca in rete. E quindi finisce così 5-1 senza neanche il recupero, perché oggettivamente dare recupero sul 5-1 non ha molto senso, quindi nulla da dire. I ragazzi devo dire che mi sono piaciuti parecchio, ho visto tante belle cose, comunque tante belle giocate, difensivamente ci siamo comportati bene, a parte quell'unica svista su cui però non mi sento di puntare il dito, perché sono cose che purtroppo possono capitare. Grande prestazione anche di Shatter, che si entra di diritto nell'albo dei marcatori del Merella. Bella prestazione anche del centrocampo, perché hanno gestito benissimo, cioè io ho visto tante belle idee dei tre di centrocampo, De Paola, Filograno, Oliveri, poi anche tanti altri momenti di gestione anche con le due ali Ricci e Tirelli che si sono spinte anche molto indietro per dare una mano, e abbiamo visto tante cose molto interessanti, poi con Tirelli e Consentino che si sono un po' più accentrati verso la fine, perché la gestione dell'offensiva era più affidata a Presta, Carrega e Grandin. Una prestazione molto buona, mi è piaciuto molto anche, ha fatto tanti suggerimenti molto interessanti in avanti Oliveri, e Repetti che comunque è entrato molto bene in partita nonostante il lungo stop, anche come già detto Picollo, Consentino, Presta, mi sono piaciuti tutti. Abbiamo avuto anche un'altra occasione molto bella di un fraseggio davanti di Presta e Carrega che purtroppo non si sono trovati con il tempo giusto, però poteva nascere qualcosa di molto bello anche da lì. Insomma, una vittoria secca che però non aggiunge né toglie, perché negli altri campi del nostro girone praticamente ci sono stati solo risultati inutili ai fini della classifica. Vediamoli brevemente: il Cabella perde 3-2 col Castelpiovera, il Lerma vince 3-1 col Garbagna, e il Molare vince 5-3 con Rocca Grimaldi, e il Villa Romagnano vince contro l'Aurora 3-1. E quindi praticamente le 5 nella parte alta della classifica hanno battuto le 5 nella parte bassa, quindi non c'è stato molto utilità, vedete, nella classifica. L'ordine dei gagliardetti è tutto uguale, cambiano solo i numeri. L'unico
punto su cui si può disquisire, che può far piacere, effettivamente fa piacere, il fatto che si è comunque allungato il divario. Adesso noi siamo a 13 punti dalla sesta, quindi allargare questo gap sicuramente male non fa. Mancano 3 giornate, questa partita è stata un'ottima partita comunque per cementificare l'ardore di questa squadra, che si sta comportando molto bene, mi sta piacendo molto. La prossima è in trasferta con l'Aurora Pontecuorone, sarà una partita molto densa, perché nessuna partita da prendere sotto gamba. Con l'Aurora storicamente è sempre un po' complessa la cosa, al di là dei risultati, per carità, perché abbiamo vinto il più delle volte, però devo dire che sono sempre stati duelli molto aspri, quindi dobbiamo mantenere la concentrazione, anche perché la settimana, nelle prossime giornate, abbiamo visto dal calendario che il Castelpiovera, che attualmente è quinto, dovrà giocare contro di noi l'ultima giornata, però le prossime due dovrà giocare con le prime due in classifica, quindi anche lì potremmo lavorare molto bene per distanziarci il più possibile dal divario, e poi vedremo cosa succederà nella seconda metà del campionato. Ragazzi, io faccio ancora un complimento a tutti i nostri giocatori che oggi si sono comportati secondo me molto bene. Un ottimo risultato, ma il campionato non è ancora finito, perché ricordiamo che il 25 finisce la prima fase e poi andremo nella seconda, e anche lì c'è ancora tutto da vedere, tutto da scrivere. Il vostro Menegus vi saluta per questo 20° episodio di Caffè Merella, ci vediamo per il 21° la settimana prossima dopo la partita con l'Aurora Pontecuorone. Ciao ragazzi!